cava de lama, loro massagne le lupa scatore. A lutiepo de disperazione, massagne le sovesta lione, massagne le sovesta lione. Lione, culloni ed oriente, torna fama tutte pazienta, torna fama tutte pazienta. Diceremo vedo cista, songo peggio camburrista, vivo songo fatto zista, e consiglio Saniella, fata morena Saniella. Allo tempo della disperazione, ma Saniella so besta leona. Signora, accomodatevi. Grazie. Prego. Io sono molto lieta per questa intervista che lei mi concede. Ma che io ormai sono molto molto vecchio, non ho più interesse per i vostri lettori. Non è vero. La sua vita è così bella, così straordinaria, da sembrare un film. Lei ha rifatto i viaggi di Marco Polo, è stato nelle Indie, nell'America Centrale, ha visto gli idoli delle TV. Sì, sì, certo, è vero. Poi ha viaggiato da solo in barca a vela, e ha raggiunto le Americhe, nel nostro paese ha diretto un teatro, lei stesso ha interpretato tanti personaggi. Ma lei sa tutto di me, sa più lei che io. Sì, io sento forse l'emozione che lei mi concede nel farmi fare questa intervista. Sì. Mi racconti un articolo, un aneddoto della sua vita e io lo trasformerò in un articolo per il mio giornale. Sì, bene, voglio accontentarla. Negli anni 50, quando ero molto giovane, giocavo a pallone nella squadra di calcio del mio quartiere, una zona periferica, quasi un paese. Ricordo una domenica mattina, avevamo un campo, non avevamo il prato, non avevamo la porta, però io ero molto molto felice. E c'era un magnifico sole in cielo, tutto era bello, una giornata calda, calda anche per quel mese di aprile. Io correvo avanti e indietro con il cuore in gola e il fiato pesante. Vincemmo 3-0. Ero molto molto concentrato, ero molto determinato e ancora oggi il pensiero di quella giornata mi riempie il cuore di gioia. Continui, continui. E che successe dopo? Successe che, ripeto, vincemmo per 3-0 e tutti e tre i gol li ho segnati io. Quando segnavo tutti gli amici mi correvano incontro e mi venivano ad abbracciare e io sentivo il calore del mio pubblico, sentivo la presenza di queste persone che volevano partecipare alla mia gioia. E dopo l'incontro di calcio, invece di entrare negli spogliatoi, mi avviai per le gradinate, tutti mi toccavano, tutti mi parlavano, tutti volevano dire qualcosa, ma io riuscii a raggiungere sulla gradinata il posto dove erano la mia ragazza con suo figlio. Loro si alzarono in piedi e ci abbracciammo, ci tenemmo abbracciati forte. Capisco. E che avvenne dopo? Sì, dopo avvenne che mi lasciai con loro e mi misi a correre per il prato. Correvo molto felice, molto contento. A un tratto mi volsi, mi voltai e vidi dietro di me la mia ragazza che correva, gridava e correva dietro di me con il suo vestito bianco fatto di veli. Era felice, era bellissima. Ma sì. Poi cosa successe? Il fatto clamoroso, l'episodio clamoroso, dov'è? Lei vuole un episodio clamoroso, cara signora, ma l'episodio clamoroso fu quello che
la mia ragazza con il braccio in aria stringeva tra le mani un nastro giallo, correva con questo nastro giallo in mano, e la cosa più bella era che questo nastro giallo brillava come un aquilone tra il verde del prato e l'azzurro del cielo. Ciascuno di noi ha due cuori, ma uno dei due cuori è triste l'altro. Se ognuno riuscisse, anche per un solo istante, a intravedere la luce del suo cuore nascosto, capirebbe che quello è un cuore sacro. Non potrebbe più fare a meno del calore della sua luce. Nel teatro che poi dove un altro cadrà io mi successerò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai. Lo vedrai in una stanza di tre muri, tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso scuro, col mio track e coi miei tics, e la commedia brillerà, nel fuoco sacro acceso in me, e parlo e piango e riderò, nel personaggio che vivrò. Perdonatemi se sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. Senti ancora qualche rumore? Mi pare di sì. Non è ancora venuto il momento? No, il medico aspettava un po', sin da me. Allora, stavamo dicendo, 5.000 al metro, 5.000 al cameriere di tavoli, è gentilissimo. Molto gentile. Madonna, hai capito perché è dilettando gentile? Io vado a mangiare pulisse, scusami, eh. E allora, poi ci sta il secondo cameriere, è quello che ci porta il caffè. Questo serve anche a tavola. No, a nostro però, eh. Ma allora tu non hai capito, lo fanno apposta, così acchiappano tutti quanti la mangia. Chi serve, il cameriere che serve il tavolo a noi, servirà il caffè a qualcun altro. E poi ci sono le cameriere. Ma chi conosce che li trovi il cameriere? Chi ha mai visto? E c'è il facchino che le aiuta, è quello che ci lucida le scarpe. Ma perché, non è la stessa persona? Mi pare proprio di no. E chi mai fai mara mangia tutte e due? Ma non vedi che escono come fantasmi appena passiamo per il corridoio? È come fantasmi? Ma io so come mai? Chi le mi pare che anche a chi sta al bello ci sta la polizia segreta, casando subito tutto cose. E poi ci sta il ragazzo dell'ascensore, che come passa un cliente si alza e fa un inchino. E poi ci stanno i due facchini, quelli che ci portano le valigie giù. E ma la mangi pure a loro. E mi pare proprio di sì. Mo venimo più grosse tutto quanto l'altro. Il portiere! Ma fammi il piacere, più ricco di noi! Più ricco di noi? Ma mi ha chiesto ci mai la mangiare, ah, io però sei tutto quanto là! Ma che ci ha fatto? Niente, non ci ha fatto proprio niente. Quello che ci ha fatto qualche cosa è il secondo portiere. A chi le cose sordo veramente ce l'avresti narrato? Allora, ricapitolando, metro, primo e secondo cameriere, candiniere, caffè e latte, primo e secondo cameriere, scopatore segreto, lustra scarpe, ascensore, due porte bagagli, poi ci sta il primo e secondo portiere e il corriere. Aspetta, senti una cosa. E c'è? Stai zitta, dormono tutti. Ah,
Finalmente! A questo punto, il conto l'abbiamo pagato. Nessuno ci può dire niente. Nessuno ci può dire proprio niente. Allora, sentite bene, ci possiamo calare dalla finestra a testa alta. A testa altissima. Aspetta, ma mi raccomando, stiamoci attente. Tieniti bene. Tieniti. Gesù, aiuto. Tieniti forte. Cittadino, il sindaco Ruggero Giovanni. Quindi lo avremo un momento qui. Sindaco, devi essere così gentile come sempre da darci il saluto. Già parlato, ci siamo già permessi di ringraziarti attraverso il dottor Carlo Pepe di tutto quanto fate per noi, di trovarci felicemente in questa straordinaria coincidenza che sta vivendo il Crogiolo di Via delle Rose come centro di produzione e di cultura. Innanzitutto chiedo scusa dell'interruzione, non mi è dispiaciuto che e devo dire la verità, forse è un bene perché così ero costretto a stare in sala. Molte volte i sindaci vengono, salutano e se ne vanno. Allora prendo, visto che avete interrotto per me, continuerò a star seduto e cercare di arrivare fino a quando è possibile. Credo che c'è poco da dire per chi entra in una sala così. Si guarda la gente, si guarda chi si espone dalla musica all'arte teatrale, e questa voglia di, ecco, di stare sul palcoscenico. Guardate, certo qualcuno dirà ma questo è di pochi o se volete anche di chi probabilmente ha bisogno di stare al centro. La verità è che ognuno di noi ha bisogno del suo palcoscenico e se uno riesce a farlo nonostante qualche capello bianco, ecco, vuol dire che c'è voglia di misurarsi con la realtà. E siccome vedo anche qualche giovane in sala, magari a proposito del cuore sacro che ho ascoltato mentre ero di là, magari questo cuore sacro fosse anche passione, soprattutto per i più giovani, non mi riferisco a me, ma ne ho ancora voglia di passione, ecco, dicevo, questa iniezione di passione perché ne abbiamo bisogno, tanta. Se riuscissimo a mettere in campo, ripeto, la passione, o se volete il cuore sacro, come diceva prima chi ci ha un po' ammonito guardandoci negli occhi, se lo ascoltassimo probabilmente non ne faremmo più a meno, probabilmente le cose andrebbero meglio. Vi ringrazio di tutto, scusatemi di nuovo, vorrà dire che ritorno in sala e per punizione per aver interrotto cerco di stare fino alla fine. Grazie. Grazie a te. Lega questi luoghi e anche questi fiori azzurri, via via, e anche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, good. Via, via, vieni via con me, entra in quest'amore buio, non perderti per niente al mondo, via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di un innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, good. Thank you.
fa sciagurato. E non vincia, ma cigna. Oh, non faccia pazzie! Ci pensi bene prima. Ci ha pensato a buco, ma ci va amore. Per amore? È mai possibile uccidersi per amore che è il sentimento della felicità? Guarda! Ma che ne fai con il lavoro? Lasciami morire! Per carità, signore, non lo faccia! Pensi che la vita è bella, che il mondo è pieno di donne! È inutile! Il tempo risana qualunque ferita! È inutile, signore! Io non torno a rete! La figlia pensi che le troveranno? Riderà di questo suo momento di debolezza! Ma sapete che fa l'uomo? Quando la firma la sua io lascio! Ne trovo un'altra? No! S'accida! Ma no, non succida! Lo faccia per la sua coscienza! E non insistete! Lo faccia per il dovere che abbiamo di apprezzare il dono della vita! Questo sono chiacchiere! Per la società! La società rocassa! Ma no, la società degli uomini! Bella chiaroca! Per l'umanità che attende molto da lei! E la voglia è staccata! Per i suoi cari! Niente, basta! Lasciatemi morire! Per la patria! Niente, basta! Per i suoi morti! Niente, voglio morire! Senta! Dicite voi! Non mi mandi al diavolo se le dico una cosa. Dite pure, se posso. Lei non mi conosce, non sa niente di me. Eppure le posso chiedere un piccolo favore. Buttate fuori, e che si tratta? Lo faccia per me. E vi posso mai dire che no? Grazie. Me le pare, dovete. Buonanotte. Buonanotte. Che sia bendita. Quindi come dicevo, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso, ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare, tu dici non ho niente. Sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso.